Ilary Blasi rientra in campo. Francesco Totti non c'entra niente, o in parte. Vista allo stadio, ma per chi? Ilary Blasi continua la sua vita da single dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Ora il capitano non ha più problemi a mostrarsi consapevolmente con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. Nel giro di una settimana sono apparsi prima felici e complici in una foto del compleanno dell'uomo, poi lo stesso pupone l'ha taggata in una story su Instagram. La loro relazione è ormai più che ufficiale che sia finita, la storia della Blasi è ormai una pagina purtroppo da archiviare. Le immagini di loro insieme rimarranno per sempre impresse nell'immaginazione di coloro che li hanno seguiti e amati per oltre due decenni. Dalla sei unica all'addio spettacolare all'Olimpico di Roma, l'intero stadio li ha seguiti e li ha accompagnati all'uscita. L'uscita di uno dei simboli indiscussi della Roma. Oggi Ilary è stata vista a guardare un'altra in una partita importantissima. Ecco chi sono e come sono stati catturati. Ilary Blasi e la partita di pallone per sostenere un uomo molto importante nel calcio, anche se i paparazzi hanno lavorato sodo per afferrare la prima foto di un uomo diverso da Francesco Totti al fianco di Ilary Blasi e Francesco Totti, ma al momento si devono accontentare di tutt'altro. La donna ha continuato ad apparire in pubblico da sola o con i suoi amici? L'ultimo è stato lo scoop su Chi, dove era protagonista di uno spiacevole episodio che la vedeva alle perse con una multa a causa di un parcheggio non troppo regolare. Un altro modo di vederla è che mai eviterà di farlo davanti ai suoi fan, è di passare davanti alle fotocamere con i suoi tre figli. Essendo i ragazzi minorenni, ancora in tenera età, hanno ancora bisogno del sostegno e dei consigli materni che lei prontamente distribuisce dal più piccolo alla più grande, Isabel, Christian e Chanel. Il gioco del calcio sempre in primo piano, la conduttrice di Canale 5 è stata pizzicata allo stadio ieri pomeriggio. Come dicevamo, non per Francesco, ma per il giovanissimo Totti, il suo primo figlio, Christian. Il giovane calciatore rampante sembrava molto propenso a seguire le orme del padre e ad irrompere nel mondo del calcio. Sua madre lo ha seguito, documentando la vista dello stadio direttamente sul suo profilo Instagram, una visuale sul campo a fare il tifo per il proprio figlio. Una dimostrazione di affetto, una delle tante, come qualche giorno fa erano stati visti fare shopping insieme per le strade di Roma.